Dunque, volevo dire che non è una pianeta unica la nostra che vediamo, ma ci sono altri pianeti sulla stessa, quando gli uccelli vedono. E dunque ho cominciato a far film, non soltanto perché penso che ci sono tanti artisti che sono fotografi, operatori, che fanno un lavoro stupendo, dunque lo facciamo insieme, c'è bisogno di tanta gente per farlo. E dunque le genti vedono questa forma della natura, lo vedo con l'anima, lo vedono, cercano l'angolo, non soltanto di fare una fotografia, ho fatto che cose mi hanno chiesto, cercano il significato sentimentale. E dunque questi film ho avuto il piacere di vedere che funzionano in America, in Australia, dappertutto, perché è un soggetto comune. La natura ci interessa tutti, che siamo boliviano, che siamo australiano, è sempre lo stesso interesse. È un interesse della nostra salute di domani. E dunque abbiamo continuato a fare questo film e per chance funziona, no? Ma quando faccio questi film, prima vedo la scienza, vedo gli scientifici e che mi danno tutti i consigli, mi dicono, perché hanno studiato tanti anni, di guardare in questo senso. E mi sono reso conto che i scientisti sanno, ma non vedono esattamente. Non vedono, non stanno sopra le nuvole, non stanno sotto il mare con una velocità estrema. E dunque la cosa, non soltanto di farmi dei film su questo, ma di interessare lo spettatore. E per interessare lo spettatore, e noi anche di parlare degli altri, e altri animali, bisogna di essere vicini del loro sistema di vita. Per esempio un uccello non sa da niente vedere a terra, è sempre bello. E quando siamo nel cielo, con un uccello, e che si vede che difficoltà, che sforzo per andare a 3.000 km, a 4.000 km, un'esperienza e saremo i primi a fare quello. Né mai un operatore, un essere umano è andato al di là delle nuvole. È stato, prima era utile per la nostra dimostrazione, ma anche non potete, la prima volta che un operatore è ritornato dopo 10 minuti, un'ora, non mi ricordo più, e gli ho detto com'era. Piangeva, non ha potuto parlare. E dunque questa scoperta della pianeta che crediamo conoscere c'è un altro modo di poterla scoprire. E questi scientifici dico che non vedono, sanno la scienza, sanno raccontare, ma non sanno che gioia, che piacere di volare, di nuotare, di andare nelle foreste a talmente velocità. E questo mi piace. Mi piace di inventare un equipment, di inventare delle macchine, di inventare come fare per essere scemo, per essere insetto, per essere uccello, e di essere tra di loro. Vabbè, è stupendo, ma nello stesso tempo si può dire attenzione, sono dei compagnoni di pianeta, sono amici di pianeta, si continuano a diminuire. Può essere terribile, la morte di noi sarebbe se eravamo solo in questa pianeta, solo, senza gli altri. È terribile, se lei va in foresta nel pomeriggio e sente una foresta senza uccelli, senza cride, senza movimenti così di animali selvaggi, è terribile. Dunque questi film penso non sono che sono riuscito, non lo so, mi sono utili. E devo dire che non ci sono tanti. Ci sono documentari per la televisione, e i film documentari sono ben per la televisione, ma ci sono le spiegazioni, bellissimo la spiegazione, delle volte non c'è bisogno di spiegare, bisogna di sentire, bisogna di essere solo con il suo commentario. La cosa che mi piace di questi film che facciamo, non c'è commentario, ma penso che il pubblico, dopo prendiamo ogni spettatore, ci dà una versione e una cronaca differente dall'un dall'altro.
perché ognuno scopre con la sua sensibilità, la sua emozione, che cosa è vicino da noi. Questi miei film mi sembravano utili, continuo a ne fare altri, e devo dire che questi tecnici, se, quando mando le gente in alto, quando vado a 50 metri su grande velocità di mare, sono il produttore, il realizzatore che fa quello, ma è l'operatore che lo fa benissimo, è l'operatore, è lui il poeta del film. Dunque su ogni film che faccio, lo faccio con 10 collaboratori che sono dei pittori della natura, e questo devo molto a questi gente che vengono da tutto il mondo, vengono dal Giappone, dell'America, della Germania, anche dall'Italia. Sono stupendo, e questo mi dà forza di continuare.